Buonasera, benvenuti al telegiornale di RTA. La sezione del Tribunale del Malato avrà una sede fissa a Borgo Taro. Coordinatore sarà Rodolfo Marchini. La notizia è stata data ieri nel corso di una conferenza stampa alla quale era presente anche il presidente del Tribunale del Malato di Fidenza, Mario Cantini. La sezione del Tribunale del Malato a Borgo Taro avrà una sede fissa con Rodolfo Marchini in qualità di coordinatore. La conferenza stampa di presentazione si è svolta in Biblioteca Manara con Mario Cantini, presidente del Tribunale del Malato di Fidenza, composto da una quindicina di volontari. Per l'ex sindaco di Fidenza, ora in pensione, un ritorno a Borgo Taro, dopo essere stato direttore del distretto ospedaliero 17 anni fa, con un'attività di volontariato a sostegno dei cittadini vittime di servizi sanitari. Dopo aver fatto 42 anni e 6 mesi di lavoro in sanità, con una parentesi di 5 anni come sindaco di Fidenza, ho deciso di dedicare questa fase della mia vita all'attività di volontariato. E così ho scelto come struttura di riferimento il Tribunale del Malato perché è così una destinazione abbastanza scontata per chi ha lavorato così tanto tempo in sanità. Non ho particolari vendette da consumare, quindi siamo solo impegnati per mettere al centro del servizio sanitario il cittadino, il paziente. Questo è un po' l'obiettivo del Tribunale del Malato, assecondare i bisogni del cittadino, fare un po' di cultura ed educazione sanitaria e sostenere il cittadino nei momenti di difficoltà o nelle situazioni nelle quali si rendano palesi momenti di possibile anche disservizio sanitario. Insomma, noi vengono spesso persone a lamentarsi per le liste di attesa, per la lunghezza delle liste di attesa stesse, per le lunghe attese in pronto soccorso, in alcune situazioni anche per percorsi assistenziali, chirurgici o di area medica che non hanno avuto il risultato atteso e che non necessariamente dipendono da momenti di cosiddetta mala sanità, per cui usiamo anche una funzione di filtro rispetto alle richieste che ci sono presentate, che non sempre vengono accolte perché magari verificando la cartella clinica, la documentazione, ci si accorge che era solo il destino finale della persona o comunque quel tipo di intervento non poteva che andare così. Quando invece si riscontrano purtroppo, raramente per fortuna, ma purtroppo si riscontrano situazioni che non sono andate bene, a volte in 5, 6, 7 casi all'anno su Fidenza sfociano poi in un contenzioso giudiziario in ambito risarcitorio e nei casi più gravi anche addirittura di carattere penale, ma per fortuna quelli sono rarissimi. Abbiamo pensato di strutturare lo stesso tipo di servizio anche su Borgo Taro. Come referente a Borgo Taro nella Vallata, Rodolfo Marchini si è reso disponibile per questo importante impegno nella sanità, già dimostrato di recente in altre situazioni. Come diceva Mario, mi ha chiesto questa disponibilità ad occuparmi del Tribunale del Malato, che a Fidenza ha un ruolo molto rilevante e quindi anche per l'ospedale di Borgo Taro potrebbe assumere un significativo impegno. Mi è capitato nella vita di occuparmi diverse volte, in diverse circostanze, della sanità, da assessore dei diversi ruoli di provincia e comunità montana, e quindi il settore, come sanno molti concittadini, mi è molto a cuore. Tra circa un mese una sede con apertura settimanale ed un invito ad aderire, come puro volontariato, a sostegno di questa nobile iniziativa. Uno sversamento di liquami, probabilmente da parte di un'azienda agricola, è stato notato questa mattina da un passante nel torrente Corsenna, nel comune di Bardi. L'uomo ha attivato immediatamente gli enti preposti. Erano le 8:30 di questa mattina quando un cittadino che passava da quelle parti ha notato che nel torrente Corsenna, affluente del Ceno nel comune di Bardi, le acque erano maleodoranti, di colore giallo e cariche di schiuma. Con il suo cellulare ha realizzato il video che vi proponiamo e poi ha prelevato una bottiglia d'acqua da sottoporre ai dovuti controlli. Sono subito stati avvisati gli uffici di Legambiente di Parma e quelli di Borgo Taro, l'ex onorevole Giuseppe Romanini e due consiglieri regionali.
regionali. Un'azienda agricola del posto pare abbia effettuato alcuni sversamenti nel Corsenna. Si teme per possibili danni ambientali. Sono partiti subito i primi controlli da parte del Corpo Forestale dello Stato di Bardi, delle Guardie Ecologiche e di ARPAE. Dalle ultime notizie, le verifiche si sarebbero circoscritte a 2 aziende agricole della zona. Rimaniamo nel comune di Bardi, dove domenica mattina l'assistenza pubblica Croce Blu ha tenuto la sua annuale assemblea, nel corso della quale è stato ricordato l'ex presidente Bertorelli, prematuramente scomparso. Si è tenuta domenica mattina l'assemblea ordinaria dell'assistenza pubblica Croce Blu di Bardi. Tra i punti all'ordine del giorno la nomina del segretario e del presidente dell'assemblea e l'approvazione del bilancio consuntivo 2017 e preventivo 2018. Nel corso della riunione il presidente dell'associazione Luigi Solari ha ricordato la figura dell'ex presidente Gianluigi Bertorelli, prematuramente scomparso dopo una lunga malattia. Nel corso della mattinata è stato scoperto un bellissimo quadro realizzato dall'artista Domenico Allodi, milite della Croce Blu, raffigurante proprio Bertorelli. Non possiamo sicuramente iniziare l'assemblea senza ricordare la figura di Gianluigi e oltre che ovviamente di tutti i nostri amici e volontari che sono venuti a mancare negli anni. E quindi io e il consiglio e soprattutto nella figura del nostro grande Dom, abbiamo pensato di ricordare Gianluigi in un modo un pochino particolare. Quindi volevo invitare Domenico a scoprire la sua bellissima opera che ha riprodotto e che rimarrà in questa sala, che è la sala di tutti noi militi, a ricordo perenne di una persona che ha rappresentato uno dei pilastri della nostra amatissima associazione. Quindi inviterei tutti a alzarvi in piedi. Della seduta, dopo l'esaustiva relazione da parte del responsabile Gabriele Regazzi, il bilancio è stato approvato e ai presenti è stato offerto un rinfresco conclusivo. La sala d'attesa della stazione di Ghiare di Berceto, divenuta nel 2010 una biblioteca, è purtroppo sempre piena da qualche tempo a questa parte di escrementi umani. La denuncia, carica di rammarico, giunge dal sindaco Luigi Lucchi, che ricorda come questa idea divenne in breve un successo con le Ferrovie dello Stato, che accettarono di occuparsi della copertura del sottopasso e di riscaldare la sala d'attesa. In 8 anni mai un atto di vandalismo, ricorda Lucchi, tanti libri presi e portati. Ora improvvisamente crolla tutto. Alcuni senza tetto provenienti con il treno, probabilmente da Parma, raggiungono nottetempo la sala d'attesa, dormono al suo interno, ma purtroppo usano la sala anche come water. Tutto diventa infrequentabile, antigenico, situazione vandalica. I libri non fermano le feci, il cattivo odore, la puzza nauseabonda. Dunque che fare? Si è deciso, dopo aver invitato il maresciallo a sorvegliare, dopo essersi prodigato per queste persone, rifocillandole grazie alla generosità dei ghiaresi, di mettere una chiave ed iniziare alla notte a chiudere la sala d'attesa. Può sembrare una soluzione, spero, dice il sindaco, sia la soluzione. Lo facciamo e lo faremo. Credo come sindaco sia mio dovere, conclude Lucchi, farlo per tutelare i viaggiatori, i pendolari, quanti usano il treno e che non possono entrare in una sala d'attesa e trovarsi tra escrementi umani.
La provincia di Parma, servizio viabilità, informa che da domani il ponte sul Mozzola, sulla provinciale 308R di Fondovalle Taro, in località Stazione, nel comune di Valmozzola, sarà percorribile solo a senso unico alternato, regolato da semaforo, con limitazioni di portata fino a 44 tonnellate. La velocità sarà limitata a 30 km all'ora e sarà vietato il sorpasso per tutti i veicoli. Inoltre il transito dei mezzi dovrà avvenire con distanza reciproca non inferiore a 30 metri. È infatti stato riscontrato un danneggiamento alla struttura del ponte che sarà al più presto interessato da lavori di ripristino. La provincia si è già attivata per realizzare le indagini necessarie ad effettuare i lavori. Per ridurre il disagio, la provincia di Parma sta valutando la possibilità di individuare un tracciato stradale provvisorio di variante alla provinciale utilizzando il ponte ferroviario adiacente a quello stradale e a tal fine ha già preso accordi con RFI, che ha autorizzato ad utilizzare l'ex ponte ferroviario in disuso, che ora è destinato a pista ciclabile, afferma il delegato provinciale alla viabilità Giampaolo Serpagli. Occorrerà verificare l'attuale idoneità statica del manufatto e se gli accertamenti in corso daranno esito positivo, come ci attendiamo, verranno realizzati i necessari raccordi stradali ed il ponte potrà essere utilizzato in modo da evitare i notevoli disagi alla popolazione e alle attività economiche del territorio. Nel frattempo, conclude Serpagli, siamo già alla ricerca delle risorse per sistemare il ponte stradale. Ci spostiamo ora nel comune di Bedogna, dove si informa la cittadinanza che sono aperte le iscrizioni per il servizio di trasporto scolastico per l'anno formativo 2018-2019. Il modulo di iscrizione al servizio è disponibile presso l'ufficio segreteria del comune dal lunedì al sabato dalle 8.30 a mezzogiorno. Il termine per le iscrizioni è fissato per le ore 12 di giovedì 31 di maggio. E restiamo a Bedogna, dove nella sala convegni del seminario vescovile è stato presentato il nuovo sito della struttura. Durante l'incontro di oggi abbiamo cercato di spiegare alle persone che sono intervenute i criteri principali che abbiamo cercato di utilizzare nello sviluppare il nuovo sito del seminario. Fondamentalmente tre erano i pilastri che abbiamo cercato di seguire, quindi fare in modo che il sito diventi un biglietto da visita per il seminario, fare in modo che sia un bel contenitore nel quale la gente possa facilmente andare a cercare quello, a trovare quello che vuole, e soprattutto sia uno strumento per aumentare l'interattività tra i fruitori, quindi la possibilità di ricevere direttamente in tasca, come dico io, quindi direttamente sul cellulare, le informazioni e tutto quello che succede nel seminario. Come avete visto, il sito è stato sviluppato in blocchi, proprio per cercare di renderlo il più facilmente fruibile. Abbiamo cercato di avere delle fotografie che dessero il giusto risalto al seminario stesso, e la cosa un po' nuova è che vogliamo introdurre il concetto del virtual tour. Il virtual tour non è altro che una metodologia nuova di sfruttare nuove tecnologie, quale è appunto quella del drone, per permettere e mettere a disposizione di tutti delle immagini chiare della struttura del seminario. Questo proprio per permettere a chi per la prima volta capiterà sul sito del seminario di avere tramite un video una prima idea di cosa poi lo possa aspettare. Pagina sportiva, il Borgo Taro Calcio condannato alla retrocessione. Il prossimo anno giocherà in seconda categoria.
Solignano batte Borgotaro 1-0, il risultato condanna il Borgotaro alla retrocessione diretta in seconda categoria. Anche una vittoria sarebbe stata inutile, perché il risultato sul campo del Fornovo, ovvero il pareggio della Valtarese, vi condannava comunque alla retrocessione. Rimaniamo sulla partita di oggi, un'incomprensione difensiva tra il portiere Marziani e il difensore dell'Anzo, 1-0, e poi non si è più riuscito a creare niente con quasi un'idea di arrendevolezza della squadra. Ma sì, il gol preso in quella maniera lì ci ha un po' messo sulle gambe, perché i giocatori sentivano la partita in maniera direi troppo grande, avevano paura. Quando gli abbiamo ripetuto più volte, il mister, io, che non bisogna aver paura in queste partite, bisogna giocarla con la massima grinta, massima determinazione. Invece quel gol lì ci ha tagliato un po' le gambe, non siamo stati più in grado di creare grossi problemi al Solignano, che è venuto qua, ha giocato la sua onesta partita e ha portato a casa il risultato. 1-0 ci sta via. Risultato che vi condanna alla seconda categoria e che dice un altro importante verdetto, che ovvero questo ciclo di ragazzi del Borgotaro, questi ultimi 5-6 anni, in questi ultimi 5-6 anni il Borgotaro vale la prima categoria solo con mister Cattani. Ma in questi ultimi anni sì, abbiamo fatto un anno di prima categoria con mister Cattani, che ci ha portato alla salvezza l'anno scorso, una tranquilla salvezza. Quest'anno abbiamo tribolato di più, secondo me dietro il livello si è alzato, le squadre diciamo nella parte bassa della classifica si è alzato, mentre nella parte alta magari era più debole dell'anno scorso. Comunque io non ho nulla da riproverare ai due mister di quest'anno, Francesco Bertani e Primo Fortunati, che hanno dato il massimo, ci hanno messo cuore, ci hanno messo determinazione. È stata un'annata sfortunata per tantissimi infortuni, abbiamo contato addirittura oltre 55 assenze tra infortuni e squalifiche durante il campionato, che di giornate che non abbiamo potuto utilizzare certi giocatori, per noi anche qualcuno molto fondamentale. E quando sono quelle, poi mettici 3 punti che avevamo conquistato a Bardi, che poi ci sono stati tolti per un minuto di blackout, dove abbiamo giocato senza un fuori quota, e è una stagione disgraziata. Poi mettiamoci anche che la federazione non ha come andava giustamente penalizzato il Bardi in questa stagione, per ora non è stato penalizzato per aver giocato un girone d'andata con due giocatori non tesserati, e questo è gravissimo, con un giocatore Orlandi che ha giocato un bel po' di partite essendo tesserato per il Fornova, addirittura per un'altra squadra, che non vengono presi provvedimenti durante questa annata calcistica, mi sembra veramente uno scandalo. Come ho detto a presidente della federazione, è veramente uno scandalo, lo ripeto, non ho paura, ripeto. Ora l'interrogativo di tutti è: nel panorama calcistico della Valtaro ci sarà ancora spazio per il Borgotaro? Ci sarà ancora questa società l'anno prossimo? Ma adesso dobbiamo vederci. Io parlo a titolo personale, sono un po' stanco, dico la verità, perché vedere tutte queste cose qua, poi queste ingiustizie sportive, mi danno anche quel colpetto che mi spinge a valutare bene la situazione. È chiaro, per rispetto di tutti i dirigenti della Borgotaro dovremo vederci, adesso lasciamo passare magari un 15 giorni dove ci rilasciamo un attimo, dove ci schieriamo un po' tutte le idee e poi valuteremo la cosa. È chiaro. Presidente, l'avete già sentito? Sono vere le sue dimissioni arrivate anzitempo? Sono ufficiose oppure è solo una voce di corridoio? No, è solo una voce di corridoio, dobbiamo ancora valutare tutto. Vederci, dobbiamo incontrarci anche col presidente, vedere tutte le cose. Per il Borgotaro non è un dramma, perché il Borgotaro è stato abituato a essere in seconda categoria, può essere promosso in prima e a volte anche retrocesso, quindi sicuramente siamo una squadra che in prima riusciamo a starci se possiamo contare su tutti i giocatori con pochi infortuni, se no la nostra categoria, devo essere sincero, è forse più la seconda categoria. Tutto rimandato a un mese? Eh sì, verso la fine di maggio decideremo cosa fare. Si disputerà sabato 12 alle ore 18 al campo comunale di Noceto la finale del campionato juniores provinciale tra il Castello e la Valtarese. Vi ricordo che in caso di parità di punteggio dopo i due tempi regolamentari si procederà alla disputa dei due tempi supplementari di 15 minuti l'uno, e se la parità sussisterà e persisterà ancora, si procederà con i calci di rigore. Vediamo le previsioni del tempo, purtroppo ancora
non buone notizie su questo fronte. Infatti domani, giovedì 10 maggio, al mattino avremo nuvolosità variabile associata a rovesci temporaleschi sul settore appenninico, tendenza attenuazione della nuvolosità nel corso del pomeriggio con residui fenomeni sui rilievi, temperature minime intorno ai 10 gradi, massime tra 21 e 22 gradi, venti deboli, direzione variabile. I programmi di questa sera su RTA cominciano alle 20.35 con In TV, I piaceri della vita, proseguono alle 20.50 con il film Westner senza interruzioni pubblicitarie, Se vuoi vivere spara, alle 22.30 al TG, alle 23 Balla che ti passa e a mezzanotte Rivediamoli del 1990. E per noi è tutto, l'informazione si chiude qui, grazie per l'ascolto, a domani.